viene tolto il nome e dato un numero, dei propri oggetti personali, cibo scaduto, abusi delle forze dell'ordine, condizioni igienico-sanitarie deplorevoli. Tutto questo avviene in un luogo dello Stato italiano. La morte di Usman ci ha scossa ancora una volta. Oggi i nazisti in piazza, in Ungheria, e i mani in carcere da un anno sono ragioni politiche. E questa è l'Europa che probabilmente anche un pezzo del governo di questa nazione è in testa. E su questo terreno la lotta antifascista non deve arretrare. Grazie. Grazie. Ci sono dei buchi e dei gormi in Europa, ma ci sono dei buchi e dei gormi, dei buchi neri anche in Italia, che sono i CPR. E per parlarne, per la rete no CPR, abbiamo Anna Camposampieri. Questa piazza, come quelle convocate in altre occasioni, stanno supplendo al ruolo dello Stato. Quello Stato che dovrebbe tutelare i propri cittadini e cittadine anche fuori dal territorio nazionale. Ma cosa succede quando è lo stesso Stato a violare i diritti umani? Quei diritti sanciti dalla nostra Costituzione o dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nascono aberrazioni giuridiche come la detenzione amministrativa per le persone straniere prive di permesso di soggiorno. E allora anche in questo caso occorre mobilitarsi. Come rete Mai Più Lager, Mai CPR, ringraziamo chi ha organizzato questa piazza per averci permesso di portare la nostra voce. So che oggi molti di voi sanno cos'è un centro di permanenza per il rimpatrio, perché purtroppo ce l'ha ricordato con brutalità Osman Fillà, il giovane di 22 anni della Guinea, che nella notte del 4 febbraio si è tolto la vita nel CPR di Ponte Galeria. Ha fatto una corda, come la chiamano i detenuti, perché è così frequente che hanno perfino trovato un gergo per definire i tentativi di suicidio che accadono in questi luoghi. Io non sono un giudice. Le indagini per stabilire le responsabilità nel portare Osman a una disperazione tale da spingerlo al suicidio o le valutazioni sul ritardo dei soccorsi non spettano a noi. Ma a noi spetta urlare per chi non ha più voce, perché non accada ancora, perché non ci siano morti di Stato come i più di 40 nei 25 anni di detenzione amministrativa in Italia, senza mai un colpevole. Musa Balde, morto suicida nel CPR di Torino, 22 anni, anche lui della Guinea, vittima di un pestaggio a Ventimiglia, non avrebbe neanche dovuto essere un CPR. Wissem Abdel Latif, morta all'ospedale San Camillo di Roma dopo 3 giorni di costrizione legata a una barella, proveniente dallo stesso CPR di Ponte Galeria. Battan Elundize, giovane della Georgia, morto, dicono, per enfisema polmonare nel gennaio del 2020 nel CPR di Gravisca di Isonzo, un mese dopo la riapertura dello stesso, e con voci di pestaggio da parte della polizia di cui era stato vittima, ma tutti i testimoni sono stati rimpatriati la mattina dopo. Sono solo alcuni dei nomi di ragazzi morti in questi luoghi. Dopo la morte di Usman, è un caro amico e sta facendo un grande lavoro tra la loggia dei mercanti a Milano, nei passi del Duomo, per chiedere la liberazione di Ilaria Saris, che in Europa portata in Italia. Lasciamo Ilaria in galera, anche se sto parlando Masio Notariani, anche se dell'Arci è detenuta nelle carceri di uno Stato già condannato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Del resto siamo condannati anche noi dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché agitarci più di tanto? Tanti prima di me hanno già detto dei suicidi dei detenuti in carcere. Io vi do un altro dato: ci sono 7600 persone in carcere in Italia per una pena che va da un giorno a un anno. Mauro Palma, che è l'ex garante nazionale delle persone private della libertà, ha definito le carceri italiane una discarica sociale. Perché? Perché nelle carceri ci sono i più fragili, le persone con problemi, ci sono i poveri, ci sono i marginali senza dimora, i tossicodipendenti, gli immigrati, persone con problemi di salute mentale, persone che dovrebbero essere prese in carico e aiutate da uno Stato degno di questo nome, non lasciate chiuse in condizioni pietose dentro a galere
dove non si riesce più neanche a mettere uno spillo. E infatti la gente si ammazza in galera, si ammazza in galera in Italia, perché o appena entrata si trova davanti a un mondo che non ha nulla a che fare con l'umano, oppure prima di uscire, perché dentro la galera una persona si trasforma. La galera è un istituto totalmente totalizzante, peggio ancora di quello che erano gli orrendi manicomi che avevamo in questo paese. E quindi dopo un po' di galera la gente ha persino paura ad uscire, perché gli è cambiato il cervello, gli è cambiata la prospettiva del mondo. Allora io cito semplicemente Angela Davis, poi chiudo perché non voglio rubare spazio. Le prigioni non eliminano i problemi sociali. Le prigioni eliminano gli esseri. Questo cartello è quello che sostanzialmente illustra e spiega meglio questo dramma di una ragazza che è in galera senza essere stata giudicata, su cui lo sappiamo, abbiamo visto il dibattito l'altro giorno al Parlamento europeo, i deputati di destra ungheresi stanno dipingendo la civiltà maestra Ilaria Salis, in questo caso anche la civiltà dell'Europa, si misura da come gestisce le persone reclusive. Noi le gestiamo nel peggiore dei modi, è quasi quanto l'Ungheria. Per cui è tempo di occuparci del problema delle carceri e di tirar fuori quanta più gente di galera possibile. Grazie. A proposito di carceri italiane, per l'associazione Antigone Lombardia, Valeria. Buongiorno. Mentre ascoltavo chi mi ha preceduto dicevo, ma come stiamo descrivendo un mondo che è quello delle carceri, che è un mondo molto drammatico. Le cimici che sono state raccontate nelle lettere di Ilaria Salis, le ho viste nella testa di una persona nel carcere di Pavia. Giovedì eravamo a carcere di San Vittore e c'erano i materassi a terra. Ma c'è un ma. Noi possiamo denunciare le condizioni del tribunale, noi possiamo fare una misurazione delle condizioni di personalità. Ed è per questo che comunque, nonostante il dramma che noi raccontiamo, che raccontiamo quotidianamente sulle carceri italiane, non è la stessa cosa stare in un carcere in Italia e stare in un carcere in Ungheria. Non è la stessa cosa stare a processo in Italia e stare a processo in Ungheria. C'è comunque una tutela dello Stato di diritto, la possibilità di avere una piena proporzionata che non venga non c'è, ed è per questo che noi chiediamo che venga riportata in Italia Ilaria Salis, perché altrimenti, cioè, io vi posso dire quello che ho visto giovedì, vi posso dire quello che vediamo quotidianamente e fa schifo quello che vediamo nelle carceri italiane, ma c'è ancora un livello di tutela dei diritti che in Ungheria non c'è più. E quindi noi chiediamo che la Salis possa tornare in Italia il più presto possibile e poi continuare il processo in Ungheria, ma con le garanzie di passare. Grazie. Grazie a Valerio Bendolini di Antigone Lombardia. Ora abbiamo il consigliere comunale, nonché vicepresidente della sottocommissione carcere del Comune di Milano, Alessandro Giorgio. Grazie. Ricordo anche con una certa emozione ancora un ordine del giorno che è stato approvato in consiglio comunale settimane fa, per fare la mia prima firma, ma ha trovato il voto favorevole di tutta la maggioranza, con cui si chiede al governo italiano di intervenire presso il governo ungherese per riportare in Italia Ilaria Salis. Si chiede quello che è previsto dalle convenzioni, che Ilaria Salis possa venire, tornare in Italia e in videoconferenza partecipare al processo. Ovviamente ci è stato detto molto meglio prima, non c'è stato nessun tipo, diciamo, di attività in questo senso da parte del governo, ma io credo ovviamente che questo sia un discorso intanto legato alle attività, diciamo, elettive, alle attività politiche di questo governo delle destre con l'autocrate Orban. Ma c'è di più, secondo me. Secondo me condividono la stessa posizione anche
anche su quella che deve essere la gestione delle carceri, su chi nelle carceri ci deve andare a finire. Voglio ricordare che quando si sono insediati questo governo, più o meno un anno e mezzo fa, le persone detenute erano meno di 50.000, ora sono più di 60.000. Cioè, e chi è nelle carceri? E chi va sempre di più nelle carceri italiane? Ci vanno persone con problemi psichiatrici, ci vanno i senza fissa dimora, ci vanno i tossicodipendenti. Stiamo riempendo le nostre carceri di persone sono i cosiddetti indesiderati. Scopriamo in questo momento che in un anno c'è stato un incremento della popolazione carceraria del 20%. Devo dire, è veramente qualcosa di ulteriormente grave che è successo nella nostra città. Pochi giorni fa il garante delle persone detenute del Comune di Milano ha organizzato presso il carcere di San Vittore un importantissimo convegno sul tema della carta costituzionale, dei diritti costituzionali. Dovevano essere presenti le persone detenute, magistrati, professori universitari e addirittura Giuliano Amato, presidente della Corte. Ecco, siamo in diretta, abbiamo appena sentito adesso sta parlando il consigliere Giungi e ha detto dei numeri che fanno tremare. Ci puoi dire, Gilberto Rossi di Milano? Ciao, sono Cristian, volevo dare un altro numero sulle carceri che riguarda il lavoro nelle carceri. I dati dicono che chi comincia a lavorare articolo 21, sia interno che esterno, ha una recidiva intorno al 10%. Chi invece non lavora, che poi è la gran maggior parte, insomma non ha possibilità in qualche modo di reintegrarsi con l'ambiente esterno, con la società, ha una recidiva del 70% in Italia. Quindi bisognerebbe investire sul lavoro nelle carceri. Assolutamente. Poi 21 che prevede la possibilità che una persona svolga parte della pena esternamente lavorando, rientrando la sera in carcere. Io sono contro le carceri, ma comunque. Ok, quindi la questione riabilitativa, il nostro Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, quello che diceva, questi numeri sono. Sono questi, appunto. Passiamo dal 70% della recidiva a meno di 10% per le persone che in articolo 21 possono uscire per lavorare durante il giorno. Questo vuol dire mantenere i contatti con l'esterno e appunto diminuisce anche i suicidi nel momento in cui la persona esce, che appunto, come è stato detto, c'è anche una correlazione tra i suicidi e. Assolutamente sì, perché chi è abituato a uscire perché lavora in contatti con la società è meno spaventato all'idea di uscire di galera dopo anni di isolamento, che invece è quello che succede per chi non ha possibilità di uscire in questi anni. Puoi darci anche qualche numero? C'è anche qualche numero di quante sono le persone attualmente detenute in Italia? Mi sembra che siamo intorno ai 65.000, 64.000. Sono aumentate. La cosa che ci ha colpito dal consigliere. Sono aumentate circa 10.000 in un anno, poco tempo, certo. Perché aumentano le persone marginalizzate, i migranti senza documenti. La crisi economica anche. La crisi economica, porta la povertà, i problemi di droga e tutto il resto. Insomma. Bene, grazie. Prego. Lasciatemi aggiungere che poi ci sono persone che con aziende fanno fallire le persone senza. Avete già capito a chi mi riferisco. In Italia non ci sono delle spalle. E proprio il premio ruolo di vicepresidente delle commissioni carceri è già stato detto, inevitabilmente rischiamo di dire le stesse cose, ma proprio sanno che diciamo le stesse cose, perché evidentemente riscontriamo, abbiamo la stessa sensibilità nel vedere quello che succede. Consigliere regionale Luca Paladini dei Sentinelli. È stato citato consigliere regionale con il patto civico. Io sono stato recentemente a Como. A Como ci dovrebbero essere al massimo nell'istituto penitenziario 200 persone, ce ne sono più di 400. Ci sono celle da 10 metri quadrati dove ci sono 3 persone, non c'è quasi lo spazio fisico per muoversi. Quindi nel momento in cui diciamo che l'Ungheria non ha delle condizioni di diritti umani accettabili, ed è giusto che lo diciamo, che lo urliamo, dobbiamo dire che l'Italia non sta messa molto meglio. 15 suicidi ai primi di febbraio è un dato drammatico. Le carceri dovrebbero essere un luogo di rieducazione, non un luogo dove le persone non hanno semplicemente l'idea di immaginarsi un domani e quindi si suicidano. 15 persone che si ammazzano interrogano la società e la politica italiana di fronte a un sistema che evidentemente non funziona e sul quale evidentemente dobbiamo intervenire in maniera decisa. Oltre ovviamente allo scandalo infinito dei CPR, per i quali dobbiamo ringraziare ovviamente un comitato che spesso, va detto in solitudine, ha fatto questa battaglia e che per fortuna adesso sta diventando un patrimonio di tante e di tanti come tema.
quello di dire non questo CPR non va bene perché ha le caratteristiche non adeguate. No, i CPR non hanno ragione di esistere, punto, punto, punto. E chiudo dicendo una cosa. Ho ascoltato il ministro degli esteri italiani dire alla Camera: guardate, tutte queste manifestazioni, tutte queste iniziative, non so quanto possano fare bene. Noi in realtà lavoriamo in silenzio per portare Ilaria o in Italia o comunque per permettergli un processo rapido e in condizioni umane accettabili. Ma la domanda da fare è: ma se il padre non si fosse esposto, se il comitato non si fosse mosso, ma in questi mesi il governo dov'era? Ma in questi mesi l'ambasciatore italiano in Ungheria, che ben prima di noi sapeva che Ilaria veniva portata in aula con la catena e gli venivano messi i ceppi alle gambe, dov'era? Cosa ha fatto? Dunque, anche qua il problema non è questo dei ceppi, il problema è che per 9 mesi non abbiamo saputo niente. E l'ambasciatore lo sapeva. Questi mesi. Grazie. Ripetiamo. Il problema per i primi 8 mesi non si è saputo nulla. In cui ci invitano alla resilienza, perché spesso è comodo così, c'è chi si occupa di resistenza. Per la segreteria provinciale dell'ANPI di Milano abbiamo Angelo Longhi. Grazie, noi abbiamo aderito subito all'idea di fare questo presidio perché era giusta. E quindi ringraziamo Giulio Cavalli perché ci sta facendo da coordinatore per tutta la mattinata, e grazie per lo sforzo ai Sentinelli che l'hanno indetta. E abbiamo anche accettato immediatamente la possibilità di fare, in caso di pioggia, una manifestazione in questo posto, qui sotto, perché molto probabilmente quasi tutti voi lo sanno, ma questo è l'unico memoriale ai caduti della libertà che c'è a Milano. Quelle targhe che vedete appese alle colonne riportano oltre 2.200 nominativi dei caduti per la libertà e dei deportati, sia per motivi religiosi sia per motivi politici, nei campi di sterminio. Siamo nel posto giusto. Noi protestiamo ovviamente anche noi, io ho sentito degli accenti nei discorsi dell'altra associazione assolutamente condivisi. Protestiamo anche noi per tutta la vicenda di come viene gestita la giustizia in questo paese, che francamente facciamo fatica ad accettare l'idea che appartenga alle strutture dell'Unione Europea, lo devo dire molto sinceramente. E poi siamo molto delusi sia dal comportamento del ministro degli esteri, che chiaramente sta menando il can per l'aia, e poi dalle dichiarazioni incostituzionali del ministro Salvini, che ancora prima che cominci il processo ha già emesso la sentenza di colpevolezza, prima ancora dei giudici, prima del processo, ma non solo, ha anche messo, tramite le sue dichiarazioni, la volontà amministrativa di impedire a questa persona di svolgere la sua professione domani quando tornasse nel nostro paese. Assolutamente inaccettabile. Purtroppo la situazione non il problema è che manca il contraddittorio, che gli facciano notare dei 49 milioni e delle altre. Appunto, quello che sta succedendo anche in Germania, dove per fortuna ci sono state le più grandi manifestazioni dal dopoguerra, perché hanno scoperto che un partito presente nel Parlamento tedesco ha fatto un convegno in maniera segreta, come quello di Vansì, dove decisero la soluzione finale, anche quello era segreto, per programmare la deportazione all'estero di non si sa bene quali cittadini, ovviamente migranti, per mandarli via dalla Germania. Una cosa che ha scosso profondamente il paese, per fortuna, e abbiamo visto le manifestazioni oceaniche che si sono svolte in quel paese. Quindi lo ringrazio per la partecipazione e sono l'uguale che mi ha. Abbiamo con noi il presidente della Fondazione per i diritti umani, Danilo Pietro. Grazie innanzitutto a voi che siete qua. Io mi sono domandato se anche l'autoritarismo, come la guerra mondiale, come dice il Papa, sta arrivando a Belgio.
perché non si passa da una democrazia piena all'autoritarismo così con un click? C'è il lavoro dei tagli, come dice. Se ricordo bene, la mano dura, il pugno di ferro contro i red party. Se sei un lavoratore, se sei un ambientalista che manifesta, probabilmente rischi le manganellate. Se sei invece sul trattore, ti scontano fino a Sanremo. Questi sono, secondo noi, i segnali dell'autoritarismo. E allora, meno male che ci sono persone come noi, come voi, che sono qui presenti, che ricordano e che in qualche modo fatto, forse.